Ciao a tutti, sono Moreno del Signore, il vostro vocal coach, ed oggi gola aperta versus gola chiusa. E qui si aprono due mondi, due possibilità di utilizzo della nostra voce in un modo egualmente ricco, egualmente particolare e con una grande bellezza in ogni caso. Quindi perché scegliere una visione della vocalità piuttosto che l'altra? Per una serie di ragioni. Ci sono vantaggi, ci sono degli svantaggi, che possono essere considerati per esempio all'interno della bellezza del timbro. Partiamo da lì. Un timbro arioso, quindi con la gola aperta, che permette la fuoriuscita del fiato, in una registrazione in studio, in ambito moderno, può essere considerato preferibile. Però ovviamente questo tipo di approccio presenta poi dei limiti per quanto riguarda l'estensione. Noi non possiamo cantare oltre certe altezze disperdendo molta aria. Immaginate la canna dell'acqua in giardino, è un esempio che ho già fatto riguardo alla pressione, ma lo riporto perché è importante. Se io ho bisogno di andare lontano con la mia voce, quindi lontano con questo oggetto d'acqua in giardino, e ho una canna che lo fa defluire perché non c'è sufficiente potenza, che cosa mi resta da fare? Con un dito chiudo leggermente la canna dell'acqua e ovviamente per estrusione ciò che passa aumenta la propria gittata perché cresce la pressione. La voce è del tutto uguale. Noi usiamo lo sfintere ariepiglottico nella stessa modalità. Più lo teniamo chiuso, più aumenta la pressione sottoglottica e quindi con un filo di fiato fatto passare otteniamo un grande risultato. Ma un filo di fiato. E quindi stavamo dicendo che un suono arioso è utilizzabile fino ad una certa altezza o in determinate modalità. Altrimenti poi sfocia in falsetti molto ariosi che se consoni al brano richiesto sono belli, diversamente non sono funzionali. Per contro la gola chiusa. La gola chiusa chiaramente ci fa subito pensare al mondo della lirica, no? Dove la prima necessità di richiesta è il volume. In secondo luogo, l'estensione. La comprensibilità della parola passa decisamente in secondo piano. Quindi la gola chiusa che cosa ci dà? Ci darà un po' di quelle caratteristiche, ci darà una ottima timbratura, un'ottima forza del nostro suono, un colore molto caldo, ma a un certo punto forse una minore bellezza rispetto alla gola aperta. Però anche lì poi bisogna entrare negli esempi, perché noi non approcceremo comunque come i lirici, ma approcceremo comunque in ambito moderno. Quindi un suono caldo, un suono scuro può essere quello di Elton John in alcuni episodi, può essere quello del cantante degli Spandau Ballet, e può essere, ci sono delle voci calde molto belle che hanno un suono abbastanza importante. Beh, Elvis su tutti utilizzava spesso, comunque, tolti gli esordi in cui la voce era molto giovane, molto squillante e fresca, un timbro più caldo che noi qui in Italia abbiamo sentito poi riproposto da tanti altri cantanti. Allora, quindi ci si fanno delle scelte di base, ma queste scelte di base su che cosa si appoggiano? Dove cadono? Perché? Allora, innanzitutto cadono sul fatto che non esista a priori un giusto o uno sbagliato. Solo nella voce, chi lo sa, apprenderà ognuno facendo il proprio percorso. Ma di sicuro esistono delle convenzioni. Certo, se stiamo in una convenzione di tipo lirico e dobbiamo fare le cose in quel modo, non abbiamo altra possibilità che usare la gola chiusa. E quindi verrà considerato errore una gola aperta. Diversamente, nell'ambito della musica moderna possiamo sperimentare. Ed è qui che io voglio invitarvi. Oggi facciamo un po' di sperimentazione. Partendo con questo brano degli Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. La prima voce che scegliamo di utilizzare è quella a gola aperta. I could stay awake just to hear your breathing. Watch your smile while you are sleeping. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Beh, cosa possiamo dire? Sicuramente può essere accattivante, può essere interessante. Vediamo un po' che effetto ci fa la gola chiusa. I could stay awake just to hear your breathing. Watch your smile while you are sleeping. Far away and dreaming. Un colore completamente diverso. Abbiamo sentito come prima ci fosse tutta quella dolcezza e quindi adesso c'è un'importanza e un suono più maestoso. Però cosa succede? Quando poi dovremo salire verso l'alto, come possiamo gestire la cosa? E allora andiamo a sentire cosa accade con la gola aperta.
Will every moment spell. Non posso accedere. Ripeto. Will every moment spell. Mi sfiato. Allora necessariamente devo chiudere e generare una maggiore pressione. Will every moment spell with you. Ed ecco che quindi possiamo capire come determinate scelte debbano essere fatte in ragione del risultato che dobbiamo ottenere. Ho un'alternativa? Sì, c'è un'alternativa di mezzo. Io posso utilizzare comunque la laringe un po' più alta senza affondare così tanto, però in presenza di un vocal fry. Well, every moment spent with you is a moment of treasure. Tra l'altro ci ricorda moltissimo il suono originale di Tyler. Ed ora un altro esempio, questo splendido brano degli Spandau Ballet dal titolo Through the Barricades. Mama doesn't know where love's gone. She say it must be you that keep us feeling strong. Ed ora con la gola aperta. Mama doesn't know where love's gone. Say it must be you that keep us feeling strong. E sentiamo come subito la gola aperta ci porta in un mondo vocale pop molto più moderno. Quanti cantanti sentiamo attualmente, specie le voci maschili, utilizzate in questo modo? È un suono più sodente, un suono più gentile e anche però un suono molto meno timbrato. Come sempre il problema arriva poi quando si va a salire con l'estensione. Partendo dalla gola chiusa. E ora con la gola aperta. E sono di nuovo di fronte all'impossibilità. Anche qui devo trovare un'alternativa. Questa volta rappresentata dall'utilizzo del cry. Quindi attraverso questo pianto, attraverso questo specie di singhiozzo iniziale, io permetto il passaggio del fiato attraverso le corde, quindi da un punto di vista strettamente tecnico diminuisco la massa delle corde vocali messe in gioco e porto il suono in testa. Anche qui poi possiamo scegliere che cosa ci piace di più e che cosa è maggiormente consono alla nostra natura. Ed ora andremo ad affrontare un bellissimo brano degli anni 90 dei Soundgarden dal titolo Black Hole Sun. Questa cosa però a gola aperta è possibile fino a un certo punto. Ora sentiamo la gola chiusa. Ed è evidente fin da subito come ci chieda ancora un maggiore sforzo e una maggiore fatica. E allora qui la chiave d'uscita dov'è? Beh, sicuramente la natura della persona può fare differenza. È emblematico per esempio di quel periodo il duetto dei Temple of the Dog tra la voce di Chris Cornell giovanissimo e la voce di Eddie Vedder dei Pearl Jam, con questi due timbri estremamente diversi, uno in voce chiara, in voce con la laringe un po' più alta e il vocal fry, l'altro invece con una voce molto più controllata all'interno. Come ne usciamo? Proviamo col vocal fry. Credo che questa possa essere la via d'uscita ideale per questo tipo di brano. Ed ora un esempio diverso partendo dalla gola chiusa. What I gotta do to make it lovely? What I gotta do to make you care? Ed ora la stessa cosa con la gola aperta. What I gotta do to make you love me? E già qui subito, per quanto riguarda me, per la mia estensione, diventa più difficoltoso. Era una gola completamente aperta. Facciamo un po' una via di mezzo. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to be heard?
trovo il mio bilanciamento nella chiusura della gola, nella parte bassa, senza un affondo prepotente che mi permette però di controllare di più la voce. Vive sempre una situazione importante la caratteristica della fondamentale. Molti di questi brani pop o rock sono scritti in luoghi lontani dalla mia fondamentale baritonale, quindi ognuno di voi deve poi, può rapportare queste indicazioni alla propria estensione e alla propria fisiologia in modo da ottenere il miglior risultato possibile. Bene. Io spero che questi esempi vi siano stati utili. Vi ricordo che potete interagire con me attraverso l'email info@morenodelsignore.com e visitare il sito www.morenodelsignore.com. Il nostro canale YouTube lo conoscete, dove potete trovare tutto quello che riguarda la didattica, ma anche il mio percorso artistico. Vi aspetto alla prossima puntata. Ciao! Cosa vuoi sapere?